Presentiamo il settimo campionato italiano di moto paralimpico. Per la prima volta si svolge ad Alghero, siamo orgogliosi di questa iniziativa. Abbiamo ottenuto un record di iscritti del moto paralimpico con 35 atleti e tra l'altro è la prima gara ufficiale del post. Allo stesso tempo all'interno della gara paralimpica c'è una gara del circuito FIN, quindi degli atleti olimpici, e vedrà la partecipazione anche di Gregorio Paltrinieri. Insieme a Carlo Tagilli e a Vincenzo Buoni del settore paralimpico, Gregorio Paltrinieri rafforza la presenza di medaglie all'interno di questa manifestazione. Il totale degli atleti partecipanti sono circa 130, di cui 100 della FIN e 30-35 della FIN. Una manifestazione che non è solo gara, ma è anche per esempio convegno. Assolutamente sì, pomeriggio daremo la possibilità a tutti i nuotatori sardi di incontrare i tre atleti, i due paralimpici e l'olimpionico per capire un po' come si prepara e come ci si avvicina a un'olimpiade, ma per portare l'esempio di quello che comporta una programmazione di 4 anni con i relativi sacrifici. Riccardo Vernole, CT della Nazionale Italiana Paralimpica. Un appuntamento, quello di Alghero, importante per tutto il movimento, anche perché è praticamente un rinizio di stagione. Beh, in effetti sì, quello che di solito è la penultima, no? Il penultimo campionato dell'anno, e diventa invece quello di ripartenza. È la prima competizione ufficiale dopo questi mesi difficili. Ma la cosa straordinaria, forse anche per questo, straordinario, abbiamo quest'anno ben 36 atleti paralimpici che affronteranno due percorsi, uno da 1,3 km e l'altro da 3,5 km e cercheranno comunque sia di arrivare al podio in questa prima manifestazione. Quindi è importante che sia in Sardegna, e come ogni anno facciamo i campionati in acque libere, ed è importante ripartire. Con grande voglia e grande agonismo soprattutto. Assolutamente, ricordiamo che sono atleti di alto livello, ci sono dei campioni comunque sia che partecipano a questo evento, e l'essere campioni vuol dire allenarsi costantemente, vuol dire stare tutti i giorni in piscina, vuol dire impegnarsi, e questo è importante perché dà un segnale comunque sia anche ai giovani, al di là dell'aspetto completamente sportivo. Carlo Tagilli, atleta paralimpica di livello assoluto, la prima volta ad Alghero, ma non la prima volta in Sardegna. Esattamente, per me è stata la prima volta che ho messo piedi in questa fantastica terra e devo dire che sono riuscita a fare 2 giorni di mare, cioè un mare stupendo, quindi spero che anche il giorno della gara sarà così. Invece la Sardegna l'ho già girata alcune volte per sempre la tappa di questo campionato italiano 2 anni fa, oppure anche per dei collegiali che siamo venuti a fare in terra sarda. Un movimento che cresce, tanti atleti al via del Alghero. Sì, assolutamente, è un movimento che sta crescendo a vista d'occhio e questo sicuramente è un grandissimo onore per noi che ne facciamo parte, e quindi diciamo che dovrebbe essere molto molto divertente domani alla partenza. Il 2020 col Covid-19 è stata un'annata particolare che ha un po' stoppato tutti. Cosa ti aspetti da questi ultimi mesi e poi da 2021? Ma il 2020 io l'ho utilizzato come un anno di riflessione a questo punto, perché questo maledetto Covid ha bloccato tutti, tantissime persone purtroppo ci hanno lasciati e quindi è stato giusto che tutto sia stato bloccato, tutte le competizioni, gli allenamenti, nel rispetto di tutte queste persone, e quindi spero che questo 2021 sia glorioso come deve essere un anno normale, ma ancora di più per recuperare tutto quello che è mancato nel 2020. Con Vincenzo Boni, atleta paralimpico di livello assoluto, per te è la prima volta in Sardegna, no? No, non è la prima volta, ho partecipato anche 2 anni fa al campionato italiano di acque libere, sono stato qui proprio ad Alghero, sempre 2 anni fa in veste di ambasciatore dello sport paralimpico tra Alghero e Sassari, e ho scoperto la Sardegna proprio 2 anni fa e me ne sono innamorato, una terra fantastica, e spero di poterci ritornare ancora, soprattutto in veste di atleta per nuotare nei campionati di acque libere. Campionati che vedono tanti atleti al via, un movimento in salute. Movimento in salute, e possiamo dire la prima gara ufficiale per il settore paralimpico
post-Covid, quindi per me questa è la prima gara proprio della stagione. Assume un significato ancora più particolare, vista anche la presenza di tanti campioni, quale Gregorio Partinieri, quali Carlotta Gil, un'altra grandissima atleta paralimpica, quindi domani sarà uno spettacolo veramente a cui assistere. Un 2020 disastroso per il coronavirus che ha stoppato anche quella che era la gara simbolo di questo 2020. Beh certo, era l'anno X. Noi atleti paralimpici quest'anno avremmo dovuto disputare i campionati europei e poi la Paralimpiade di Tokyo, qualcosa attesa da 4 anni, che ha disputato l'ultima nel 2016, oppure da ancora di più qualcuno che ne avrebbe preso parte per la prima volta. Abbiamo avuto questa notizia a marzo di questo rinvio al 2020 più 1 e speriamo sia davvero l'anno buono per poter prendere parte a questo evento che si preannuncia grandissimo.